quali sono i punti della riforma che non vanno bene? Non va bene nessun punto, perché le due riforme, cioè la legge Italico e la riforma del Senato, vanno esaminate congiuntamente e sono rivolte a dare enormi poteri al Presidente del Consiglio, che con queste due leggi sarà in grado di controllare la maggioranza assoluta della Camera dei Deputati, cioè 330, mettendo a capolista di comunicare che scenderà lui senza che il cittadino ha possibilità di dare voti di preferenza, qui contro l'articolo 48, e poi indicando anche i candidati successivi, perché le liste saranno molto corte, quindi lui indicherà il primo del bloccato, poi il secondo, il terzo, e tutto questo porterà al controllo da parte del Presidente del Consiglio della Camera dei Deputati, che decide sulle tutte le leggi più importanti, che decide sulla scelta dei membri laici del Consiglio dei membri laici della Corte Costituzionale, che lui controllerà gli organi di garanzia, farà le leggi come egli ritiene di dover fare, cioè una totale violazione del bene comune, ma farà leggi per amici, parenti, conoscenti. È una svolta autoritaria, in sostanza. E questo, siamo al regime della dittatura della maggioranza, alla dittatura della maggioranza, che viene guidata da una sola persona, che è stato Matteo Renzi. Un fatto di estrema pericolosità, che significa fine della democrazia, che già è in alto. Cioè non è che deve venire, noi abbiamo già una situazione di legge, cioè una dittatura della maggioranza governata da una sola persona. E spero che i cittadini italiani si rendano conto della pericolosità di questa riforma, sia del Senato che